Custom Village si inserisce in un fitto programma di eventi culturali e sportivi che contraddistinguono l'estate di Abbadia San Salvatore. Infatti, domenica 20 luglio si è svolta anche la 25esima edizione della Sali 13, organizzata dalla WISP di Abbadia San Salvatore e valida quest'anno come prova unica del campionato regionale toscano e provinciale senese di corsa in salita. Sono stati infatti assegnati 22 titoli di campione regionale e 22 di campione provinciale tra classifiche maschili e femminili. Partenza dallo stadio comunale di Abbadia San Salvatore e arrivo in vetta al Monte Amiata per un totale appunto di 13 km. Dopo il raduno dei partecipanti, alle 8.30 è stato dato il via alla camminata non competitiva con circa 300 iscritti di ogni età che hanno potuto camminare al fresco dei faggi amiatini. Alle 9 è stata poi la volta dei 50 Nordic Walker che hanno percorso le salite dell'Amiata lungo i sentieri attrezzati per questa disciplina. Infine il sindaco di Abbadia San Salvatore, Lorenzo Avanzati, ha dato il via ai 420 iscritti alla gara agonistica che hanno affrontato 13 km di gara su percorso completamente asfaltato, alberato e ovviamente chiuso al traffico. I tre ristori lungo il percorso e il banchetto finale hanno alleviato non poco le fatiche di tutti i partecipanti con bevande rinfrescanti, frutta e dolci in abbondanza. Le manifestazioni non competitive si sono concluse al 9° chilometro in località Cantore, a 1400 metri di quota, mentre la gara competitiva aveva il suo traguardo ai 1700 metri della vetta della Miata. L'impegno della prova ha portato qualche concorrente a fermarsi lungo il percorso, ma la stragrande maggioranza dei podisti ha potuto assaporare la bellezza e la soddisfazione di arrivare in vetta. Per la cronaca, la vittoria è andata per la prima volta al forte atleta di casa Alberto Di Petrillo, con il tempo di 57 minuti 27 secondi, secondo il già campione delle due ruote Francesco Casagrande, staccato di 44 secondi, terzo l'atleta di Orvieto Gabriele Frescucci, a 1 minuto e 24 secondi dal vincitore. Già la seconda volta lo faccio, già l'anno scorso, quest'anno l'ho rifatta, mi piace le gare in salita essendo stato uno scalatore anche quando corremo in bicicletta, niente, è una bella, è impegnativa perché 13 km è una bella faticata, comunque mi piace, quindi anche volentieri farla. Mi sono sempre un po' mantenuto atleticamente da quando ho smesso di correre. Non ho mai smesso praticamente di fare sport, quindi a livello cardiaco il muscolo del cuore è sempre buono allenato. Mi manca un po' il passo in pianura, però in salita mi difendo. Tra le donne la vittoria è andata a Veronica Luongo del Team Suma con il tempo di 1 ora 11 minuti e 3 secondi, seguita dalla vincitrice della precedente lezione Paola Bindi di Follonica a 2 minuti e 18 secondi, quindi da Elena Sciabolacci di Pistoia a 4 minuti 39 secondi. Impressione buona perché a me il fatto che si gareggi in un posto dove c'è la natura intorno è rilassante. Poi che dire, è la mia gara perché io in salita sono forte, nel senso ho la potenza giusta per correre una gara in salita. E l'estate di Abbadia San Salvatore prosegue ora con la sesta edizione del Festival di Musica. Il 10 agosto si svolgerà poi la manifestazione Rosso Cinabro, dedicata alla storia delle miniere di Abbadia.